Oggi vi porto una chitarra molto particolare. Tanti dicono che non è né carne e né pesce, tanti dicono che non si può fare nulla con questa chitarra. Io mi sto divertendo tantissimo. È una Fender, andiamola a scoprire. Sigla! Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino e questa è una Fender molto ma molto particolare. Prima di iniziare a parlare di lei, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice alto, non dimenticate la campanellina. Tutta questa procedura ormai lo sapete già, è gratis, non costa niente per voi, ma per me che sto lavorando veramente duro a far crescere questo canale, me ne sono molto grato. Quindi, mi raccomando, clic. Va bene, adesso però parliamo di questa meravigliosa chitarra. Per tanti che ho avuto modo di dialogare su questa chitarra, tantissimi dicono che è una chitarra che non serve a niente, serve a poco. Non è né acustica né elettrica, eccetera, eccetera. Non è né carne né pesce. Va bene. Sono pareri che io rispetto, però io dico sempre le chitarre vanno provate. Questa a me piace tanto, mi diverte. Forse il prezzo è un po' altino, 1.089 € in negozio da Firebird, ma a parer mio li vale anche questi soldi. Innanzitutto i materiali che vengono usati per questa chitarra. Qui abbiamo Mogano e fatto molto bene, guardate che bello che è, ok? Abbiamo abete come top, la verniciatura chiaramente è quella che più a me piace e mi fa innamorare sulle chitarre, è questa verniciatura satinata, molto molto bella, dà quel senso di calore. Mi hanno fatto il buco come una chitarra acustica, non lo è. Chiaramente è amplificata, ha un piezo qui e un single coil qui, con un selettore a tre posizioni che possiamo scegliere se utilizzare solo lui, il piezo, oppure entrambi, il piezo e il single, oppure solo il single. Tono, volume, il manico. Caspita ragazzi, guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Cioè, ora, guardate che bello! Il manico è in mogano e la tastiera è in palissandro. Cioè, allora, questa è una chitarra che è veramente fatta bene. Diciamo che Fender ha fatto un capolavoro su questa chitarra. Chiaramente bolt-on con la sua bella placchettina sagomata a fuoco il marchio Fender. È vero, tanti mi hanno detto che Fender ormai non è più il Fender di qualche anno fa. Neanche Paolino è il Paolino di qualche anno fa. La barba è diventata bianca, eccetera, eccetera. Tutti cambiamo. Ma devo dire che su questa chitarra a me è piaciuto tanto il cambiamento, cioè la voglia di portare sul mercato una chitarra completamente nuova. Io credo che questa chitarra, per coloro che vogliono fare una musica unplugged o un duo con voce e chitarra, questa ci permette di poterlo fare. Ci possiamo fare un'acustica come ritmica, ok, come base, lavorando con una loop station, e poi spostando il selettore sul pickup ci possiamo fare un bellissimo assolo all'interno. È chiaro? Non è proprio una chitarra acustica, ma
non è una chitarra elettrica, tanti dicono, ma se ci lavoriamo sopra, questa è una chitarra che a parer mio ci dà soddisfazioni. Inserisco il jack. Voglio proprio farvi sentire un po' i suoni di questa chitarra. Chiaro, non c'è tantissimo da farvi sentire, non è una chitarra dove possiamo andare a fare un rock metal, questo sicuramente no. Proviamo a utilizzare il piezo e fare un qualcosa di acustico. Ci metto un po' di effetto, quindi ci metterò un po' di reverbero, ci metterò un filo di eco, un po' di eco, un po' di delay e un po' di chorus. Vi do un aiutino, via. Male. Se ci aiutiamo con la loop, come dicevo prima, possiamo divertirci. Vedete che questa chitarra possiamo divertirci. È chiaro, ho fatto un pezzettino di un tipo di canzone che va a richiamare un po' queste sonorità, ma acquistando questa chitarra è normale che noi andiamo a ricercare proprio queste sonorità, quindi gli andiamo a dare un aiutino con dei nostri pedalini analogici. In questo caso ho utilizzato un amplificatore Fender, ho utilizzato dei pedali analogici per dargli un po' di sostanza alla chitarra, però abbiamo tirato fuori qualcosa di carino, qualcosa di bello da suonare. Voi immaginate questo pezzo musicale, io ho utilizzato appunto, vi ho fatto vedere, la loop station e poi una bella voce sotto che canta questo brano fantastico. Ora, non c'è solo chiaramente questo brano che si può fare con questa chitarra, a parer mio si possono fare diversi brani con questa chitarra. Insomma, amici, per quanto mi riguarda, questa chitarra è divertente. Forse, ripeto, forse costicchia un po', ma i materiali sono di altissima qualità e quindi il suo prezzo
a parer mio, li vale tutti. Poi, chiaramente, libero arbitrio. Io intanto però vi metto il suo link del negozio di Andrea, se volete andarla ad acquistare. Come sempre vi dico, appunto, Andrea ve la spedisce gratuitamente. Un buon setup della chitarra, un controllo generale, spedizione compresa nel prezzo. Per me è divertente. Io quasi quasi me la terrei, ma non è che posso tenermele sempre tutte. Amici, spero vi sia piaciuta questa chitarra. Fatemelo sapere nei commenti. Poi, come al solito, sotto vi scrivo tutta la sua scheda anagrafica di questa chitarra. Vi aspetto giovedì prossimo per un'altra recensione. Lunga vita al blues e buon pomeriggio. Alla prossima.